E al telefono abbiamo già Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Non a caso abbiamo messo Children di Robert Miles, sì. Perché come sapete ci piace ospitare UNICEF perché è dalla parte dei bambini. Non guarda la bandiera, non guarda la nazionalità, ma guarda i bambini e le bambine in tutto parla il mondo. Parla a nome dei bambini, sta cercando di ottenere una cosa che un po' stiamo chiedendo tutti, almeno un cessate il fuoco minimo per permettere di intervenire. Ricordate lo stesso abbiamo fatto all'inizio della e durante la guerra in Ucraina, come in questo. In questo momento sono sia attivi lì, ma ovviamente adesso sono anche attivi a Gaza. Andrea, ti diamo la parola, ma la cosa che volevamo chiederti è se è vero che i bambini stanno bevendo l'acqua del mare perché non c'è più acqua potabile. Sì, innanzitutto vi ringrazio tantissimo ancora una volta per lo spazio che mi date. Si parlava di film, questo è un film dell'orrore che vorremmo che finisca presto, perché riguarda i bambini da ambo le parti. Non cerchiamo veramente, vi ringrazio di questo spazio perché mi consentite di poter dire che i bambini non vanno distinti né da vivi né da morti, né da l'una e dall'altra parte. Ne sono morti troppi, ne sono troppi ostaggio, ce ne sono troppi appunto che purtroppo non hanno l'acqua potabile. Cioè nella striscia di Gaza c'è un numero enorme di bambini che non bevono acqua. Noi avevamo preposizionato già tante pasticche per la potabilizzazione dell'acqua, avevamo sistemi di pompaggio, abbiamo uno stabilimento di desalinizzazione nel sud, proprio nella zona critica, che abbiamo ripristinato, ma che naturalmente aiuta circa 200.000 persone. Però appunto il tema dell'acqua resta il tema fondamentale. Non a caso siamo molto preoccupati, ragazzi, per un motivo, cioè il fatto che non c'è l'acqua, il fatto che l'acqua sia imbevibile porta ai bambini meno di un anno a morte sicura, bambini più grandi naturalmente il diffondersi di una malattia. L'abbiamo visto per tutti gli altri conflitti, per l'Ucraina, per lo Yemen, per tutti gli altri, la Siria, malattie come il colera che possono veramente avere un effetto devastante in situazioni come queste. E Andrea, noi da qui, come dire, a parte trovare soluzioni politiche dal divano di casa, e quindi anche su questo mi asterrei, che cosa possiamo praticamente fare per aiutare questi bambini? Ma guardate, in questo momento ci sono due cose come al solito da fare. Il primo, aiutare le organizzazioni umanitarie che oggi tra l'altro per la prima volta nella storia sul campo hanno chiesto tutte insieme, quelle delle Nazioni Unite, un cessate il fuoco immediato, e quindi unirsi a questo coro che non ha colore, veramente che non ha colore, per chiedere veramente che questi bambini possano godere di un diritto unico, fondamentale, che è il diritto alla pace. Adesso arriva il 20 novembre, che è la giornata mondiale dell'infanzia, può essere veramente un'occasione per tutti insieme stringersi intorno a questo. E dall'altra parte noi abbiamo delle persone coraggiose, Gabriele tu lo sai meglio di chiunque altro, che stanno ancora lì, che stanno cercando di aiutare nella maniera possibile, rischiando la vita loro e dei loro familiari. Alcuni di questi purtroppo hanno anche perso dei familiari, quindi chiaramente noi chiediamo che vengano aumentati sempre di più gli aiuti. Noi abbiamo portato 50 camion fino ad oggi, ma servono 100 camion al giorno dai valichi per poter entrare e aiutare e portare aiuti, e quindi di conseguenza sostenere tutte le agenzie, tutte le organizzazioni umanitarie. Guardate, per una volta non voglio parlare di noi, ma parlo di tutti coloro che in questo momento stanno aiutando da una parte e dall'altra per poter aiutare questa popolazione, chiaramente, che vive in una condizione difficile. Quindi naturalmente c'è bisogno, sul nostro sito trovate tutte le informazioni per aiutare, però secondo me il dato fondamentale in questo momento è far passare un concetto, scusate se mi dilungo, fondamentale, cioè ci tengo a dirlo, per noi valgono i 30 bambini ostaggio, i 200 persone ostaggio che vanno liberati, valgono i bambini uccisi israeliani come migliaia di bambini uccisi a Gaza. Non ci si possono dividere sulle piazze da una parte e dall'altra, c'è bisogno di ribadire con forza che queste classi dirigenti mondiali si debbano adoperare per portare pace, e poi di conseguenza noi faremo il nostro come stiamo facendo. Andrea, non c'è null'altro da aggiungere se non unicef.it. Fate un salto sul sito, anche solamente se non volete e non potete fare una donazione, questo è comprensibile, per leggere che cosa fanno le organizzazioni internazionali, tra cui UNICEF. Grazie mille ad Andrea Iacomini, un abbraccio, grazie, ciao, grazie, buona giornata.